Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 58, 23 ottobre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, è venuto per poco il mio adorabile Gesù e tutto oppresso ed afflitto ha voluto versare in me le sue amarezze e dopo mi ha detto: figlia mia, sono tali le amarezze che mi danno le creature, che non posso contenerle, perciò ho voluto fartene parte. In questi tempi tutto è effeminato, gli stessi preti pare che hanno perduto il carattere maschile e acquistato il carattere femminile, sicché di rado si trova un prete maschio, ed il resto tutti effeminati. Ah, in che stato deplorevole si trova la povera umanità! Detto ciò è scomparso, io stessa non comprendo il significato di ciò, ma l'ubbidienza ha voluto che scrivessi. Capitolo 59, 25 ottobre 1906. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa e pareva che stavano persone che mi volevano crocifiggere
E mentre mi distendevano sopra la croce, vedevo Nostro Signore dentro di me, e come mi distendevo io, così si distendeva Lui, sicché nelle mie mani vi erano le sue mani, ed il chiodo passava le mie e le sue mani. Sicché ciò che soffrivo io, soffriva Lui. Era tale il dolore che quei chiodi spuntati ci davano che mi sentivo morire. Ma che dolce morire insieme con Gesù. Solo temevo di non morire. Ora, mentre si accingevano a crocifiggermi i piedi, Gesù mi è come sfuggito da dentro e mi stava davanti, e le mie sofferenze prendevano come forme di luce e si mettevano innanzi al Signore come in atto di adorazione. E dopo ciò mi ha detto: figlia mia, la grazia, per chi la riceve, è luce, è via, è nutrimento, è forza, è sollievo. Per chi non la riceve, oltre che non trova luce, si sente mancare la via sotto dei piedi, con restare a digiuno e senza forza, e si converte in fuoco e castigo. Mentre ciò diceva, dalla sua mano usciva un torrente di luce che scendeva sopra le creature, e questa luce, per chi restava luce e per chi fuoco. Capitolo 60, 28 ottobre 1906. Avendo fatto la comunione, mi trovavo dentro di una gran luce. Era lo stesso Gesù il quale mi ha detto: figlia mia, tutto ciò che è luce è tutto mio, niente è della creatura. Succede come ad una persona che si trova investita dai raggi del sole. Se volesse attribuire a sé la luce che gode, sarebbe uno stolto e senza cervello. Solo però c'è questo, che la persona invece di godere la luce del sole potrebbe dire: io voglio camminare all'ombra e ritirarsi dalla luce. E l'anima, ritirandosi dalla mia luce, resta tenebre, e le tenebre non possono produrre altro che male. Al di là delle apparenze, questi tre capitoletti sono tre bombe atomiche, non solo per gli argomenti che affrontano, ma soprattutto per i messaggi profondissimi e importantissimi che trasmettono e che sono a un livello, diciamo così, più profondo di quella che è l'apparente dimensione superficiale. Ecco, io vorrei fare una meditazione, non una catechesi, però ecco, questi brani si presterebbero più a una catechesi che a una meditazione, perché vanno spiegati, vanno. Gesù parla di mascolinità e di femminilità, lamentando la confusione tra questi tratti. Ora, comprendere questa cosa significa anzitutto ricordare un punto fondamentale della vita nella divina volontà e in generale della volontà di Dio. La volontà di Dio noi sappiamo che è ordine, d'accordo? Ordine significa che ogni ente, per dirlo in termini metafisici, è e fa ciò che per essenza è ed è tenuto a fare. Solo che mentre alcuni enti sono programmati in automatico, queste sono delle considerazioni che ci vengono dalle scienze umane, dalla psicologia, io ho studiato qualcosa di questo. Per quanto riguarda gli esseri umani, c'è una programmazione di base, per esempio per quanto riguarda l'essere maschio o l'essere femmina, che è il cosiddetto sesso genetico. Ma ci sono dei caratteri psichici secondari, sessuali tra l'altro, che sono acquisiti. Gli psicologi, chiaramente di orientamento e di natura fortemente cattolica, quindi credente, per esempio, come ho detto in tante catechesi, inquadrano la genesi della problematica dell'omosessualità proprio in questo, cioè di fatto l'omosessualità è una femmina che si sente uomo e un maschio che si sente donna. Attenzione ai termini, E perché? Perché sono successe nel corso del processo di identificazione sessuale, che è un processo evolutivo, che comincia dalla nascita e termina più o meno in età adolescenziale, anche se poi prosegue, e che può non andare secondo ciò che la natura in sé, come dire, avrebbe programmato. D'accordo? E questo da un punto di vista oggettivo, a prescindere da qualunque qualificazione successiva, anche morale, nella ottica dell'ordine del divin volere, è un problema, d'accordo? È un problema. Ora, io feci delle catechesi, insomma, a suo tempo, no? Circa questi caratteri
sessuali psichici maschili e femminili che sono stati individuati dalle scuole psicologiche di, ovviamente, estrazione cattolica. Posso fare per esempio una rapidissima, ecco, rassegna di quelli essenziali. Per esempio, l'uomo, quindi il maschio, ha una grande capacità di sintesi. La donna ha una grande capacità di analisi. L'uomo affronta direttamente le difficoltà, prende il toro per le corna, la donna no. La donna ci passa per la tangente, quindi la avvolge, la circuisce. Ecco. L'uomo è, a volte anche in maniera difettosa, è essenziale, d'accordo, conciso. Ecco. L'uomo dice, io scherzo sempre, no? Viene a confessarsi un uomo che ha fatto da tutti i colori, la sua confessione dura 35 secondi, ma in quei 35 secondi, capite, ti può aver detto, ti sciorina 10 peccati mortali. La donna, la confessione dura mezz'ora, e in mezz'ora non ti ha detto niente, si è semplicemente raccontata. Capite? Quindi, cioè, abbiamo l'essenzialità e la concisione, ecco, contro la cura dei particolari, ecco. Poi l'uomo generalmente bada al sodo, e a volte è proprio grezzo, insomma, rozzo, no? Invece la donna cura l'attenzione alle piccole cose. Cioè, questo è... L'uomo è rude generalmente, a volte appunto rozzo, invece la donna smussa gli angoli, le spigolosità, no? Cioè, una donna degna di questo nome, ecco, è dolce, no? Ecco, c'ha una dolcezza e una tenerezza diffusa, per esempio. E invece l'uomo c'ha una forza, cioè è il simbolo, diciamo così, della forza, no? Io ogni tanto scherzo e dico, sì, la parità dei sessi certamente, no? Ma comunque ci stanno alcuni lavori, cioè, come fa una donna poverina a fare il manovale, cioè a mettersi sulle spalle 50 kg di cemento armato? Se sta qualche culturista donna che lo fa, insomma, cioè, ma ha capito, a fare il manovale, quindi a fare un lavoro da bestia da somma, ci vuole ordinariamente, ma non è che uno vuole fare, come dire, il discriminatore, cioè la struttura. Certo, io ogni tanto vedo qualche foto in giro che c'è qualche donna super culturista, insomma, che se te dà un cazzotto te sbatte al muro, certamente quello la potrebbe fare il manovale, ma è una cosa eccezionale, no? Cioè, ecco, capito, insomma. L'uomo ragiona, è forte della parte della razionalità, no? Discute. La donna invece è intuitiva ed è immediata. Cioè, un uomo se non capisce una cosa, se tu gliela spieghi bene, forse ci arriva. A una donna o la capisce subito o non capisce più. Una settimana non c'è niente da fare, d'accordo? Devi aspettare che gli parte quella molla. Ecco, poi l'uomo generalmente è veloce, la donna invece è lenta, graduale, d'accordo? Sto leggendo, c'è un testo davanti, insomma, quello, l'uomo c'è il senso della legge, la donna c'è il senso dell'amore, per esempio, no? E queste sono, come dire, poi ci sono anche cose negative, per esempio l'uomo è competitivo, ma lotta, come dire, in maniera aperta, la donna no, la donna ha una competitività preclusiva, nascosta, quindi cerca di fare tutta piazza pulita intorno a sé, senza fare battaglie dirette, non accorge nessuno, ti ha distrutto tutto, non ti accorge di niente nessuno. Cioè, queste cose qui sono dati empirico-fenomenologici, certamente, ma assodati dalle scienze umane oneste, d'accordo? Qualcuno vuole cominciare a fare il sacco di storie. Quindi non dobbiamo stupirci se Gesù, Dio, che sappiamo nella Divina Volontà, tira fuori il Fiat Creante e dice maschio e femmina li creò nel libro della Genesi, non perché si è sbagliato, ma perché è una ricchezza complementare, questo la Chiesa ha sempre insegnato, ha sempre difeso. E la ricchezza emerge se il maschio è maschio e la femmina è femmina. No, se fanno a gara, capite? Cioè, io scherzo, insomma, sono scherzi questi qua, cioè, spero che si capiscano bene, no? Ecco, e che con gli uomini oggi che stanno le donne a lavorare, a fare donne in carriera, e gli uomini che hanno il bambino in braccio col biberon e pulire e fanno da mangiare, per carità, cioè, queste sono cose buone. È uno scherzo, cioè è chiaro che non ci sono, cioè se un uomo faccia una cosa di questo genere non c'è niente di male, anzi se collabora fa bene. È una battuta, insomma, per dire che si tende, diciamo così, a perdere oggi, diciamo così,
l'essenziale è anche ciò che è proprio, cioè una famiglia ordinata, un bambino cresce bene quando il papà fa il papà e la mamma fa la mamma, d'accordo? Cresce sereno, cresce sano, insomma, queste che sono cose, insomma, di buon senso, sappiamo tutti quanti, insomma, che nel contesto storico-culturale in cui ci troviamo a vivere sono affermazioni che in certi contesti fanno saltare dalla sedia e provocano addirittura reazioni devastanti, insomma, no? Ma noi preghiamo, ecco, però chiaramente chi ama, chi vive, insomma, la vita di discepolo di Gesù, chi vuole vivere nella divina volontà, in tutte le cose deve fare sempre il conto con l'ordine, l'equilibrio, i punti cardine, no? Che tante volte abbiamo meditato, che caratterizzano appunto la vita nel divin volere. Fai attenzione a quest'altro aspetto, no? Va bene, qui c'è l'esperienza particolare, mistica, insomma, della crocifissione, tante volte Luisa la racconta, ed è un'esperienza sua, ne conosciamo certamente il fine, che o è la consolazione di nostro Signore, oppure è il prendere su di sé come nostro Signore sofferenze e mali dovuti ad altri per la loro redenzione, insomma, per risparmiarli al prossimo. Ecco, poi però c'è questo passaggio, no? Le mie sofferenze prendevano come forme di luce e si mettevano innanzi al Signore come in atto di adorazione. Bellissima questa immagine, no? Quindi il valore della sofferenza offerta per amore. Attenzione però, questa luce è chiaramente si mette davanti al Signore per essere poi spansa, si dice così, cioè per essere poi sparsa, per discendere su chi? Sugli uomini. Attenzione, questa luce scende su tutti, dice Gesù. Però c'è un problema, che se chi riceve questa cosa è ben disposto, riceve grandi luci e riceve grandi grazie. Attenzione, chi non è ben disposto, attenzione, quella luce si converte in fuoco e castigo. Allora, ci sono alcune posizioni teologiche e io sinceramente mi sento di condividerle. Sapete come spiegano la dinamica, per esempio, dell'inferno? È una cosa molto interessante, la dannazione. Cioè, per un'anima che si trova in stato di separazione volontaria da Dio, perché per andare all'inferno questo è lo stato in cui ci si deve trovare, cioè all'inferno ci si mette da sola perché per lei non sarebbe sopportabile, cioè ciò che per i beati provoca diletto, gaudio, infinito, per una persona che è disposta malamente in quel modo sarebbe terrificante, cioè è meno peggio stare all'inferno che stare in paradiso. Guardate, questa è un'idea molto 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 profonda e questo fa ancora più comprendere quanto in realtà tutto dipende da noi. Come gli argomenti di chi dice che Dio è cattivo perché manda la gente all'inferno sono completamente destituiti di fondamento. Immaginiamo che se noi morissimo, un giorno che moriamo, che vediamo la realtà che è esattamente così, capite? E il fatto che per esempio le anime soffrono in purgatorio è perché la luce che viene da Dio per loro, non essendo ancora perfettamente disposte ad accoglierlo, provoca sofferenza. È per questo che stanno in purgatorio. Questa sofferenza piano piano le scrosta e le purifica e le rende capaci, essendo una situazione non irreversibile quella delle anime purganti, di vedere e di accogliere la visione beatifica. Capito che questo è dato da questo paragrafetto, perché la grazia per chi la riceve è luce e per chi non la riceve, oltre che non trova luce, si sente mancare la terra sotto i piedi, dice Gesù. E si converte in fuoco e castigo. Che c'è all'inferno? Il fuoco. Che c'è al purgatorio? Il fuoco. Che cosa sono le pene dell'inferno? I castighi eterni. Al purgatorio se soffrono delle pene purificatorie, vogliamo chiamarle castighi? Capito? Dipende dalla disposizione interiore del lato, tutto da lì dipende. Ed anche quante volte negli scritti si dice che Dio vorrebbe farci, no, felici di più anche da adesso,
Cioè, il dono della divina volontà darebbe subito a tutti, ma perché non lo dà? Ma perché non siamo in grado di poterlo ricevere? Non siamo capaci, capito? Non abbiamo le disposizioni necessarie. E tutto quello che dobbiamo fare, che Dio ci chiede, Gesù ci chiede, il distacco da tutto, da tutti, fare le cose solo per Lui, non è altro che un assumere le disposizioni necessarie per avere quel dono, capito? Non è che il nostro Signore si diverte a farci soffrire, a farci sacrificare o che vuole toglierci tutte le cose. Non è questo, d'accordo? È un problema di metterti in condizioni di ricevere le cose grosse che Dio vuole darti, che è anche il problema della salvezza, perché in paradiso ci va soltanto chi ha la disposizione di poterci andare, cioè non è un atto arbitrario della divina volontà, capite? Non è, in un certo senso, non è neanche un atto della divina volontà in senso stretto, perché la divina volontà prende atto di quello che si trova davanti e per tutta la vita terrena ha delicatamente, nel rispetto della sua libertà, sollecitato la creatura ad aprirsi e ad accogliere questa luce e questa grazia. Cioè, io ritengo che questa attenzione e visione di Dio sia fondamentalissima. E non vale soltanto per la divina volontà, è proprio l'immagine di Dio così come è, corretta, che è glorificante per il Signore perché esalta il suo amore, la sua bontà e la sua misericordia, ed è responsabilizzante, anche un po' santamente mortificante per noi. Cioè, che ci fa capire, come ci insegna la Chiesa ogni volta che andiamo a messa, che il problema è solo mea culpa, mea maxima culpa. I problemi non stanno in Dio, stanno solo in noi. E accusare il Signore con le bestemmie da scaricatore di porto, con quelle ancora più raffinate di chi lo accusa della dannazione, o dice che è cattivo perché manda le anime all'inferno, dice che è cattivo perché la gente muore di fame, quando sappiamo tutti che la gente muore di fame perché siamo noi egoisti e spreconi. 3 miliardi e 200 milioni di persone sarebbero sfamate soltanto se in Occidente non si sprecasse il cibo. D'accordo? Questo è uno studio della favola, ho visto io con gli anni, con gli occhi miei 3 anni fa. D'accordo? Quindi Dio dice, ah, se Dio è buono non potrebbe far morire denutrito un bambino. Dio non è che non ha fatto morire un bambino, Dio ce ne ha per 4 volte tanto quei bambini che muoiono. Ce ne ha dato, perché 800 milioni di bambini muoiono ogni giorno, ogni anno, ma 3 miliardi e 2 ne camperebbero. Capite? E di chi è la colpa? Se io ho regolato uno un autobus, d'accordo? Perché ci portasse dentro le persone, con l'auto se lo tiene soltanto per se va in giro in autobus. Ma scusa, che mi dà la colpa a me che gli ho regalato l'autobus? È quello se sei scemo che ci va da solo, che c'entro io? Io gli ho dato la possibilità di portare le persone con sé, ma se ce le porta che posso fargli? Posso semplicemente dirgli figlio mio, eh? Non ti serve un autobus per andare in giro da solo, no? Porta qualcuno sopra. E se quello non lo fa, che ci posso fare? E attenzione, attenzione, analogo insegnamento viene dall'ultimo brevissimo paragrafetto. Che cosa dice Gesù? Tutto ciò che è luce è tutto mio. Niente della creatura, per cui tutto quello che noi dobbiamo fare è fare in modo di essere investiti da questi raggi di sole. Attenzione, questo che cosa significa? Che tutto quello che è buono, tutto quello che è santo, tutto quello che è nobile, noi dobbiamo sempre attribuirlo al nostro Signore. Abbiamo imparato questo dalla Madonna. La Madonna era la più santa di tutti, ma era la più umile di tutti senza avere peccati. Perché la Madonna era convintissima, chi non ci crede, legga la mistica città di Dio di Maria da Creta, di essere da per se stesso il nulla assoluto, l'inconsistenza assoluta. Cioè lei si vedeva circondata, rivestita di un autotreno interminabile di grazie, ma lei considerava come tale, dice, ma che c'hanno a che fare queste con me? Che io sono nulla, io non posso manco respirare senza che Dio mi faccia respirare. Questo lei ne era convintissima. Capito? Cioè, allora Gesù direbbe uno stolto e senza cervello. Cioè un cretino, uno stupido, detto in termini che si possono dire, quindi senza offensiva, potrebbe, cioè se tu vedi il sole, e che dici, so io il sole, cioè la luce che dà il sole la sto dando io a tutto il mondo, cioè uno che va di così, te viene e te portano al primo centro di igiene mentale, insomma, no?
E la stessa cosa succederebbe se tu, vedendo qualcosa di buono in te, te lo autoattribuissi e non rendessi grazie al Signore. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. Recito io ogni giorno quando salgo sull'altare e ascolto ogni giorno chi segue la messa, dopo aver detto, rispondendo al sacerdote, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta. Perché cosa dobbiamo fare, Signore nostro Dio, se non rendergli grazie sempre in ogni luogo, per tutto e di tutto? Ora però, è con me che alcuni stanno nelle tenebre. Gesù risponde subito. Questo lo sappiamo anche gli esempi che fanno gli scritti, no? I gradi della vita nella divina volontà, hanno fatto una catechesi. Se tu stai dentro casa a finestre chiuse, brilla il sole della divina volontà, ma tu, se stai dentro casa a finestre chiuse, è come se non ci fosse. Apri le finestre e entra un po' di luce. Esci per strada e la luce è maggiore. Vai a mezzogiorno in spiaggia e stai, ecco, che più luce di quella non potresti trovarla. È così, dice. Io voglio camminare all'ombra, dice la persona. Non voglio la luce del sole, voglio essere tenebre. Le tenebre non possono produrre altro che male, ma vediamo anche fuori di metafora, no? La concorrenza da parte del nemico, d'accordo? I satanisti. Quando è che fanno tutte le schifezze che fanno? De notte. Perché le tenebre è il loro regno. Noi no. Noi agiamo alla luce del sole. Noi siamo luce e agiamo alla luce. D'accordo? Chiunque fa il male, dice Gesù, odia la luce, non viene alla luce. Vediamo se vanno le cose di nascosti, sotterfugi, le cose strane, no? Ma chi opera la verità viene alla luce. Cioè noi dobbiamo vivere tranquillamente come persone solari che non hanno oggettivamente niente da nascondere, certamente se non gli affari proprio per personalissimi, insomma, no? Quella che attiene alla vita proprio personale in senso stretto, insomma, no? Ma poi per il resto, scheletri nell'armadio, cose di questo genere, da parte di una persona che sceglie di vivere nella luce, non ci sono, perché non ci potrebbero essere, perché vive al cospetto di Dio. D'accordo? In continuazione si campa molto meglio, non sente dentro di sé quel rimorso, quel rancore, quella vergogna, insomma, di tante cose. Questa è situazione che può caratterizzare una vita non ancora perfettamente come dire, conformata alla luce, ma altrimenti no. Ecco, e attenzione anche qui. Il non ricevere la luce non dipende da nostro Signore, ma dipende solo da chi sceglie di camminare all'ombra e ritirarsi dalla luce. Ti ritiri dalla luce, ti autocondanni tu a non produrre altro che male. Guardate che quando vediamo, cioè quando noi vediamo per esempio anche le cose più brutte che succedono, questo dovremmo imparare a farlo, dovremmo imparare a farlo. Apriamo il telegiornale, ogni giorno ne sentiamo tutti i colori. Punto primo, ricordiamo sempre che grazie a Dio, oltre a quello che sentiamo nel telegiornale, succedono anche tante altre cose più belle nel mondo. Io adesso non è che uno vuole fare l'ottimista a tutti i costi o ignorare le cose brutte che ci stanno, però il male fa sempre più rumore del bene, quindi questo non ce lo dimentichiamo mai. Tuttavia, anche vedendo quel male che è oggettivo, insomma, se è un fatto di cronaca è successo, noi dovremmo dire, ma io, è successa una cosa in California, tutto per, ma che c'entro io? No, c'entro, io personalmente, questo lo dico per me, io mi sento che io c'entro, perché è sempre tutta roba nostra, perché le tenebre producono male. Magari adesso io cerco di vivere nella luce, però magari 30 anni fa la luce al 100% non c'era e quindi ci ho messo da parte pure io. Con un po' di porcheria, di cose non buone che si sono messe, come dire, in circolazione nel mondo. Questo è grande, non penso che sia grande, questa è semplicemente, non è che neanche umiltà, questa è verità. Cioè, io sono convintissimo, per questa è un'idea mia personale, che Dio sta continuamente, come dire, riducendo al minimo possibile, io questo sono convinto,
tutto quanto il male in cui potremmo cadere. E siccome è già tanto, immaginiamo se Dio non avesse questa misericordia, cioè, capito? Cioè, non è che Dio dice perché non ha impedito il male, ma tu che ne sai, ma sapessi quanto ne ha impedito, pur non meritandolo. Io ricordo, mi pare che fosse San Tommaso d'Aquino, rimasi scioccato. La misericordia di Dio, dice San Tommaso, raggiunge pure l'inferno, perché Dio non permette ai diavoli di tormentare un dannato che se lo è meritato di stare lì e l'ha voluto lui, più di quanto sia giusto. Perché i diavoli ne farebbero tutti i colori, ma non oltre il giusto. Nostro Signore potrebbe pure dire, che me ne importa, hai voluto andarci tu all'inferno, ti sei voluto mettere in braccio a Satana, bene, l'hai scelto tu, io mi dispiace, ho fatto di tutto per impedirtelo, ma tu là stai. No, perché i diavoli impostano quello che gli pare, manca all'inferno. E li impedisce di fare tutto il male che vorrebbero. Quindi quando Dio interviene, lo sta già facendo quello che molti gli imputano di non fare. È chiaro che se uno produce letame per 100 tonnellate, 80 te le tolgo, ma 20 te le tieni. Questo è il punto su cui penso che santamente dobbiamo meditare. Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo ecco, di queste grandi luci provenienti da questi scritti di oggi, che illuminano sempre la perfezione e l'ordine con cui Dio opera e dispone le cose, come il fatto che questa festa purtroppo in tutti i sensi siamo sempre noi. Ecco, questo ti chiediamo di farcelo interiorizzare nella verità, nella serenità, nella gioia, senza inutili o angosce o oppressioni o depressioni, ma sempre in vista del bene e del meglio, della crescita, della sempre maggiore santificazione di tutti e a vantaggio di tutti. Ecco, noi con te, associandoci al Magnificat, diciamo che il Signore è buono e la sua misericordia di generazione in generazione si stende anzitutto su quelli che lo temono, come abbiamo visto, anche su quelli che se ne infischiano di lui o a volte lo sfidano, lo provocano o lo offendono. Quindi Dio avrà sempre la nostra lode e il nostro grazie, detto con te, e aiuta ciascuno di noi invece a entrare bene dentro di sé e a creare quelle condizioni necessarie perché Dio possa riempirci di tutti i doni e le grazie che vuole farci. Non ci arriveremo mai ad essere così pieni come te. Ecco, ma da te dobbiamo imparare il segreto per essere riempiti di grazie dell'Altissimo che tu ci hai mostrato con la tua unica e straordinaria umiltà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.